si è aperto con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e si è chiuso con l'intervento del ministro per la salute Speranza. Il forum Risk Management in Sanità, ospitato in questi giorni ad Arezzo, all'Arezzo Fiere e Congressi. Da qui sono partiti tanti spunti di riflessione per la sanità del domani. Noi dobbiamo mettere a valore le lezioni della stagione Covid e provare ad aprire una nuova grande fase, io dico al tempo stesso, di investimenti e di riforme. Oggi approviamo una legge di bilancio in cui si dice che nel 2024 arriveremo a 128 miliardi, mai un salto era stato così marcato in termini di risorse strutturali. Però oltre alle risorse straordinarie ci sono chiaramente le risorse straordinarie, in modo particolare il PNRR, 20 miliardi in un colpo solo. Quello che stilano gli organizzatori del forum è un bilancio assolutamente in positivo, oltre 2000 le presenze al giorno, è una proposta che nasce proprio da Arezzo sulla telemedicina. L'idea di fare ad Arezzo un centro di monitoraggio e di formazione per la telemedicina, non solo per Arezzo, ma per tutta l'area vasta e perché no per la regione toscana, che può nascere ad Arezzo, perché ad Arezzo c'è una buona sanità, ma c'è una buona anche expertise nelle tecnologie. È un modo da una parte per rendere un grande servizio al territorio, dall'altra parte per chiedere a tante imprese venite qui ad Arezzo a sperimentare le vostre soluzioni tecnologiche e dimostrate che le vostre soluzioni tecnologiche, parlo delle grandi imprese, parlo voglio dire di engineering, parlo di GPI, parlo insomma delle più grandi imprese tecnologiche, venite e dimostrateci cosa sapete fare e magari anche aiutateci a trovare le soluzioni giuste. Ecco, Arezzo anche da questo punto di vista può diventare un enorme grande punto di riferimento.